La faccia di un gattino che non sa che domani andrà dal veterinario, o forse sì, è per questo che sta facendo il demonio. Oggi ho lasciato Taki dal veterinario per l'operazione, verrà infatti sterilizzato e gli metteranno il microchip, quindi stamattina sono da sola a casa e mi ha fatto stranissimo tornare e essere senza gatto, essenzialmente non avere Taki ad accogliermi alla porta, ma ho deciso che utilizzerò questa mattinata libera, diciamo gatto free, per dedicarmi alla sistemazione e pulizia della cucina. Stamattina sono andata anche a fare la spesa, quindi vado a mettere a posto un po' di cose e niente, adesso non mi devo preoccupare di lasciare cose in giro che possa buttare giù il gatto o leccarle o altro, quindi lavorerò sodo. Ho intenzione dopo la cucina di fare anche il resto della casa, però vediamo che ore faccio, ecco. Mostro un paio di cose che ho comprato da Ikea questo weekend, oltre alle polpette. Questa volta le abbiamo prese nella versione di pollo, se non sbaglio, le classiche polpette di Ikea. Ho preso poi questa bella cornice per inserirci questa illustrazione che mi ha regalato un'amica per il mio compleanno. Ancora non ho deciso dove appenderlo, però intanto c'è. Ho preso poi un paio di cuscini, adesso li abbiamo già utilizzati per qualche giorno, quindi sono un po' sgualciti, però ho preso due cuscini così color terracotta, non so bene come definirlo, comunque leggermente più marrone rispetto a come viene mostrato, e secondo me con il grigio e questi cuscini un po' floreali sul verde stanno molto bene. Avevo bisogno di colore su questo divano. Di un colore molto simile ho comprato anche questo cuscino tondo da seduta per la sedia, perché avevo bisogno, stando molte ore al computer, di qualcosa di confortevole, e questo è bello spesso, alto, morbido il giusto secondo me, e in un tessuto simil velluto. Ma l'acquisto, diciamo, grosso di questa spesa da Ikea è il lampadario. Non so se si è mai visto in un qualche mio vlog, ma fino a pochi giorni fa qua c'era soltanto la lampada che pendeva con i fili scoperti, cioè non scoperti, però c'erano i fili elettrici, insomma, che scendevano il tubo, e c'era una lampada così appesa un po' a casaccio. Devo dire che era stato molto trascurato questo aspetto della casa, però avevamo altre necessità, insomma, altre cose molto più importanti. Poi alla fine, col periodo e tutto, non è che abbiamo visite in casa tutti i giorni, però sono contenta che finalmente abbiamo un lampadario. È veramente molto semplice e classico, però è già qualcosa. Thank you.
siccome ero fuori per fare delle commissioni, mi sono fermata a prendere il caffè e ho scelto di provare queste due capsule nuove della Nespresso. Uno per fare il caffè freddo delicato, c'è anche nella versione intenso, ma in negozio non ce l'avevano, e l'altro invece è a gusto cocco. Come vedete, questo l'ho già aperto perché l'ho voluto provare subito. L'ho provato con ghiaccio e latte ed è buonissimo. Forse io sento di più la vaniglia rispetto al cocco. Non è un gusto, diciamo, che si sente in maniera prevalente, è giusto quasi un retrogusto, però molto delicato, buono, fresco. Secondo me per l'estate. Divino. Mi sono fatta poi due autoregali. Visto che ancora non sono potuta andare in viaggio di nozze in Giappone, ho portato un po' di Giappone qua a casa attraverso questa recente uscita dell'Ippocampo dedicata alle botteghe di Tokyo, tutte illustrate, veramente una meraviglia. Appena l'ha scoperto mio marito che l'ho preso, mi fa: "Mi raccomando, stasera lo sfogliamo insieme". L'altro, sempre a tema Giappone, ovviamente il libro dei fantasmi del Giappone, edizione tra l'altro stupenda, e anche questo è tutto illustrato. Meraviglia. Questo adesso lo trasferisco immediatamente sul comodino perché sarà la mia lettura della buonanotte, di sicuro. Cioè, spettacolo, veramente molto molto bello. Sempre sul Giappone, ma questa volta da una casa editrice, mi è arrivato Anime e Sport da parte di Tunhue. Si tratta di un saggio che racconta appunto lo sport, partendo dal Giappone prima delle Olimpiadi del 64, evento che è stato, diciamo, fondamentale nell'unione fra anime e sport, perché proprio nel periodo delle Olimpiadi hanno incominciato a trasmettere in TV i primi anime. Si parte dalle Olimpiadi, come vi dicevo, per poi vedere come nel tempo si è evoluto il rapporto con lo sport. Il genere sportivo negli anime manga è molto molto popolare perché, oltre a trasmettere una fortissima passione per lo sport, attraverso queste storie si riescono a comunicare tanti valori che sono molto cari alla cultura giapponese. Inoltre, in questo saggio ci sono diverse interviste che ha fatto l'autore ad atleti sia italiani che stranieri. Io l'ho già cominciato perché ero veramente molto molto curiosa e per adesso è decisamente interessante. Questa torta l'ho scoperta recentemente ed è un super win per quanto mi riguarda. La parte sopra è super soffice e leggera, fatto con cioccolato bianco, piace anche a Taki. C'è poi spolverato un po' di noci pecan, caramello e pan di Spagna al cacao, e la parte sotto invece è fatta sempre con caramello e noci, sembra quasi mu. Da bere invece mi sono presa del tè alla pesca con limonata. Sono molto curiosa perché non l'ho mai provato prima. Più aggiornati poi su come è andato l'intervento. Intanto Taki oggi in modalità a collo, è proprio molto coccolino, molto vuole stare addosso oggi in questa sua fase. Quando l'ho portato a casa era ancora intontito comunque dall'operazione, quindi traballava, dormiva in piedi, era un po' strano, sembrava quasi anche impaurito. Ha avuto delle piccole perdite di sangue, ma mi diceva il veterinario che era normale. Verso sera ho preso un po' paura perché ha iniziato a comportarsi in maniera molto molto strana, non mi era mai capitato con gli altri gatti, sembrava che facesse fatica a respirare, insomma ho avuto un momento un po' così, però per il resto è andato tutto bene. Ieri era un po' letargico, ha vomitato diverse volte, insomma si deve comunque riprendere. Il veterinario gli ha fatto l'antibiotico, l'antidolorifico, eccetera, eccetera. Oggi è già molto più vispo rispetto ai giorni precedenti, però è molto bisognoso di coccole, quindi io gliele faccio perché è stato un bravo gattino, coraggioso, ha fatto il bravo, insomma, siamo qua che ci coccoliamo. You're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. I know you.
you feel to me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. Enemy, enemy, no, I cannot get rid of ya. Let me take you out, mark the spot on the calendar. Lavender silk sheets we can hide underneath. Hiding my feelings has never worked out for me. Make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. Make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. We just complicating these tags, it's so frustrating. Emotions conflicting, make it feel like we're wasting time. But my pride, make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. Make your mind up, do you mind? Make your mind up, don't be shy. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're in a